io sono Silvia, sono di Verona e in questo momento vivo a Playa del Carmen e vivo qui da 14 anni in Messico. E io sono venuta in Messico per seguire il mio amore. Il mio nome è Marlon Mercanti Villanueva. Mio papà era originario di Verona, mia mamma di Città del Messico. Il mio destino è cambiato in quarta superiore quando mi hanno bocciata e sono capitata in una nuova classe e ad un certo punto è entrato un ragazzo. E c'era giusto un posto vuoto vicino alla compagna nuova. Io l'ho visto e ho detto: guarda che carina la compagna nuova. Mi sono seduto e gli ho detto: ciao, io sono Marlon. Perciò lì è stato colpo di fulmine e ho conosciuto Marlon. Abbiamo due bellissime bambine e abitiamo qui a Playa del Carmen da 14 anni. Mio papà viveva a Cancun e quindi io venivo a trovarlo durante l'estate, tra il 98 e il 2002. In quegli anni lì, che avevo fra 16 e 19 anni, sapevo già in cuor mio che dovevo venire a vivere in questa zona. Venire a vivere qui con una figlia di 3 anni è stata un'avventura, però anche io ero giovane, avevo 24 anni, perciò più libera, diciamo. A Playa del Carmen abbiamo trovato il nostro spazio, il nostro luogo dove svilupparci, dove crescere. E insieme abbiamo costruito la nostra piccola impresa di escursioni per il turismo sostenibile. Il tipo di turismo che facciamo noi è un turismo più con le comunità locali. Ci piace molto introdurre i visitanti a quello che è la vita quotidiana degli abitanti. Una cosa che è molto importante per noi è far sapere al mondo intero che la civiltà maya è una civiltà viva, che il popolo maya esiste tutt'oggi e che ha uno stile di vita molto legato alla natura. Diciamo che il nostro scopo è quello di far vedere quello che è il vero Messico, quello che è la vera realtà locale. Nella prima parte della giornata facciamo la visita archeologica, dove parliamo più del popolo maya, ma nel popolo maya del passato. E questa parte è molto bella perché si può parlare delle grandi scoperte del popolo maya, si possono parlare delle loro grandi montagne sacre, che vengono chiamate piramidi, e si può far capire al visitante che il popolo maya è una delle grandi civiltà del mondo. Nella seconda parte avveniamo qualcosa di naturale, per esempio andiamo a vedere, a fare un po' di bird watching, osservazione di uccelli, andiamo a vedere le simi ragno in libertà, andiamo a fare il bagno in bellissimi cenotes. E poi c'è la parte culturale, quindi andiamo a mangiare dalla cooperativa del paesino, andiamo a mangiare a casa delle persone, conosciamo qualcosa sulla gastronomia locale, sulla cultura locale e soprattutto sull'esperienza di vita, l'esperienza di vita delle persone del villaggio. Questo è quello che hai mangiato prima, che è il pollo pibil. C'è questo rosso. Guarda che colore. È bello quando il turismo riesce a diventare un luogo di incontro tra i popoli. Quindi le persone lavorando nella loro comunità possono avere un lavoro ben remunerato, continuare con le loro attività tradizionali e allo stesso tempo interscambiare il loro messaggio con i visitanti da tutto il mondo. Mi sento molto fortunata di lavorare in un posto così bello che ha tantissima cultura e storia. Per me portare dei visitanti dall'Italia a vedere questi luoghi come Cobà è davvero un privilegio. Stare in posti così tranquilli, sentire la storia, sentire il profumo del bosco, sentire il canto degli uccelli è qualcosa che fa riposare anche il cuore.